Un caro saluto, permettetemelo, stasera ancora una volta al Cardinal Paolo Romeo, a Monsignor Vicario Generale, Monsignor Giovanni Mammino e a Monsignor Salvatore Consoli, già preside dello Studio Teologico San Paolo di Catania, al canonico Mario Camera, parroco di Stazio e Scilichienti e canonico di questo capitolo collegiale. E a proposito di Padre Giovanni Mammino, ha scritto un libro molto bello di storia locale, perché la storia non è soltanto quella grande, ma è anche la storia dei nostri ambienti, del nostro territorio, e ha scritto un libro che ho tanto gustato sull'Inera Cosentina e Maria Vergine. Complimenti ancora, caro Don Giovanni, per questo tuo testo così, così prezioso. Ovviamente il saluto più grande va al nostro padre Valentino Salvoldi, che adesso nuovamente avremo la gioia di riascoltare. Ieri abbiamo parlato della pars destruens, cioè dei ritardi della Chiesa, di quelle situazioni che creano difficoltà, creano tensioni. E oggi è scoppiata una bomba. Vi assicuro che non ci siamo messi d'accordo col Cardinal Marx, con l'arcivescovo di Monaco in Germania, il quale ha rassegnato le dimissioni al Papa con una lettera veramente molto pesante. E siccome è una lettera pubblica, io intendo iniziare proprio da qui, perché ci permette benissimo di fare il collegamento tra quanto abbiamo detto ieri e quanto vorremmo dire oggi, anche per dire l'estrema attualità di ciò che stiamo trattando, proprio estremissima attualità. Allora voglio leggervi velocemente questa lettera del Cardinal Marx, certo già questo nome è un po' Marx. Depone un po' così a sfavore, ma comunque. Santo Padre, indubbiamente la Chiesa in Germania sta attraversando dei momenti di crisi. È lui che scrive al Papa. Certamente vi sono molti motivi, anche oltre la Germania, in tutto il mondo, che qui non ritengo di dover elencare dettagliatamente. Tuttavia, la crisi viene causata anche dal nostro personale fallimento per colpa nostra. Questo mi appare sempre più nitidamente rivolgendo lo sguardo sulla Chiesa cattolica in generale, e ciò non soltanto oggi, ma anche in riferimento ai decenni passati. Mi pare, questa è la mia impressione, di essere giunti ad un punto morto, che però potrebbe diventare anche un punto di svolta. Secondo la mia speranza pasquale, la fede pasquale vale anche per noi vescovi nella nostra cura pastorale. Chi vuole vincere la sua vita la perderà, chi la perderà la vincerà. Sin dallo scorso anno sto riflettendo sul suo significato, per me personalmente incoraggiato dal periodo pasquale, sono giunto alla conclusione di pregarla di accettare la mia rinuncia all'ufficio di arcivescovo di Monaco e Frisinga. Sostanzialmente per me si tratta di assumersi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell'abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti della Chiesa negli ultimi decenni. Le indagini e le perizie degli ultimi 10 anni mi dimostrano costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un fallimento istituzionale e sistematico. Le polemiche e discussioni più recenti hanno dimostrato che alcuni rappresentanti della Chiesa non vogliono accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la co-colpa dell'istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata all'abuso sessuale. Io la vedo decisamente in modo diverso. Due sono gli elementi che non si possono perdere di vista: errori personali
e fallimento istituzionale che richiedono cambiamenti e una riforma della Chiesa. Un punto di svolta per uscire da questa crisi può essere, secondo me, unicamente quella della via sinodale. Una via che davvero permette il discernimento degli spiriti. Sono prete da 42 anni e vescovo da quasi 25 anni, 20 dei quali sono stato ordinario di una grande diocesi. Avverto con dolore quanto sia scemata la stima nei confronti di vescovi nella percezione ecclesiastica e secolare, anzi, probabilmente essa ha raggiunto il suo punto più basso. Per assumersi della responsabilità, secondo il mio punto di vista, non è sufficiente reagire soltanto nel momento in cui si riesce a individuare, sulla base degli atti, chi sono i singoli responsabili e quali i loro errori e omissioni. Si tratta invece di chiarire che noi, in quanto vescovi, vediamo la Chiesa come un suo insieme. Inoltre, non è possibile relegare le rimostranze semplicemente al passato e ai funzionari di allora e in tal modo seppellirle. Personalmente avverto la mia colpa e la corresponsabilità anche attraverso il silenzio, le omissioni e al troppo peso dato al prestigio della istituzione. A seguito del progetto scientifico sull'abuso sessuale sui minori, commissionato dalla Conferenza Episcopale Tedesca, ho affermato che abbiamo fallito. Ma chi è questo noi? Certamente vi faccio parte anch'io. E questo significa che devo trarre delle conseguenze personali. Questo mi è sempre più chiaro. Credo che una possibilità per esprimere la mia disponibilità ad assumermi delle responsabilità sia quella delle mie dimissioni. E poi continua. Ecco, sono due i punti chiavi: errori personali e fallimento istituzionali. Ciò esige un cambiamento, ciò esige una svolta sinodale. Allora, caro Valentino, qual è questa Chiesa dal volto bello e sinodale che abbiamo bisogno di sognare? Eminenza Cardinal Romero, carissimo Vicario Generale, confratelli nel sacerdozio, amici, di nuovo shalom, pace, pace a tutti voi. La part destruens del discorso Chiesa dove sei l'abbiamo sentita non soltanto ieri, ma questa sera con le parole accorate di Don Vittorio. Quando io vi dicevo ieri sera, la vista del male in Africa e in Asia come reazione ha creato in me il bisogno, il desiderio, la necessità di puntare sul bello, sul buono, su quella bellezza che salva il mondo, forse la vedete ancora più forte dopo quello che Padre Vittorio ha detto. E io voglio continuare sulla linea della positività. Qual è la Chiesa che io sogno? Qual è la Chiesa che io sogno? Vedete, ieri sera dicevo che nella formazione che ho avuto da giovane, da parte della Chiesa istituzionale, non posso essere contento. Noi a Bergamo avevamo più dell'85% della popolazione, se voi escludete i bambini e gli anziani, praticamente tutti venivano a messa a Bergamo, che veniva chiamata la sagrestia del Vaticano. I preti puntavano sulla quantità più che sulla qualità e avevano una teologia legata ai bisogni del tempo, forse alla fine della guerra, tanti motivi per cui davano delle risposte a dei problemi immediati della gente, risposte consolatorie ma senza fondamento, e colpevolizzavano
i fedeli, buttarono addosso una croce, peccato, 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 tutto era peccato e non c'era questa bellezza di sentirsi una comunità, di sentirsi delle persone che pregano, che hanno la gioia di stare assieme. Evidentemente una chiesa che è stata presentata in maniera così pesante non poteva che dare come risultato la fuga, la fuga. I nostri giovani vogliono cose belle. Se tu invece mi butti semplicemente addosso una croce e non mi dai la speranza, allora dico vabbè, vado altrove a cercare un senso alla mia vita. Vi dicevo però, e sono stato molto contento questa mattina, mi sono a lungo confrontato con il Cardinal Romero sull'importanza della famiglia. Io ieri sera vi avevo dato anche delle statistiche non dogmatiche e Sua Eminenza mi ha detto che forse dovrei sfumarle un po'. Mi va bene, non sto a giudicare 60% la famiglia, 25% la società, 15% la scuola. Fate quello che volete. Per me, io dico, la famiglia è stata fondamentale al punto tale che io posso dire io sono la mia famiglia e ho alle spalle dopo 48 anni d'Africa dove queste cose vengono continuamente ripetute. Gli africani dal nord al sud Africa ti dico io sono perché noi siamo, io sono la comunità, io sono quello che ho ricevuto. E permettetemi, proprio per essere capaci di dare dei messaggi, perché chi mi telefona, chi mi chiama, anche oggi qualcuno mi ha chiamato per dire prega per me, ho bisogno di questo, il problema del dolore. Ecco, nel contesto della mia famiglia, voglio ricordarvi un attimo che un fatto, un momento che fu il più doloroso e il più grande. Più doloroso, la morte di mia sorella Elisa a 26 anni, io avevo 23 anni, giovanissima, studiava tantissimo, faceva la catechista, faceva magistero, cioè insegnava a chi insegnava religione, pregava tantissimo, ha fatto tutto in fretta nella sua vita, si è sposata presto, ha avuto due figli, è morta nel dare alla luce il secondo figlio, per gli stessissimi motivi di molla. Vi ricordate, no? Questa donna che è stata anche beatificata. Stessi motivi di mia sorella, la stessa età. Il Papa aveva detto no alla contraccezione, lei aveva preso alla lettera, non entro nei particolari per carità perché sto male a parlarne. Eravamo affiatati al massimo. Non facevamo altro che pregare. Vi ricordate ieri sera, vi dicevo, nella mia famiglia si respirava Dio. Non facevamo altro che pregare. Potrei dire col poeta, avevamo del rosso sulle ginocchia per quel nostro pregare sul pavimento. La sua morte è coincisa con la mia perdita di fede. No, Dio non può esistere. Distruggere una donna così. Il primo bambino aveva 1 anno e 3 mesi, muore? No, per il secondo no. E il bambino piccolo che picchiava alla porta, mamma, 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 mamma. E i miei genitori che avevano già perso altri 2 figli prima, un po' troppo, eh? Dove sei Dio? La domanda che ci ponevamo ieri sera. Però ecco, al cimitero ho fatto una fortissima esperienza di fede, che non sto a raccontarvi adesso. L'esperienza di fede è stata fondamentale, è stato il momento in cui ho potuto dire Dio esiste perché ti ho visto per un attimo, per un secondo, ma ti ho visto, ti ho sentito, ti ho sperimentato, ci sei, questo mi basta. E come Giobbe, fa niente se mi tormenti con una vita di dolore, mi interessa che tu nonostante tutto mi sia ancora amico, io credo in te. Torno a casa, ero in lacrime, la mamma ancora non sapeva che stavo comunicandogli l'idea, mamma adesso mi faccio prete. E mia mamma vedendo in lacrime mi ha detto una frase stupenda che vado ripetendo in tutti gli angoli della terra. Valentino, se vuoi vivere,
ricorda solo le cose belle. Se vuoi vivere, se vuoi continuare a vivere, se vuoi essere qualcuno che dà speranza agli altri, ricorda solo le cose belle. Amici, fratelli, che cos'è la vita, la Bibbia, se non il ricordo delle cose belle? È tutta qui la Bibbia. È il narrare le meraviglie del Signore, che nonostante i nemici, nonostante le guerre, questi salmi che sono popolati da tantissimi nemici, che tutti i momenti rendono impossibile la nostra vita, però tutti i salmi terminano in gloria, nel senso che c'è questa speranza di un Dio che è al di là della tempesta, al di là del temporale, un Dio che ha in mano la storia. E cos'è che mi domanda? Di ricordare solo le cose. È quello che faccio adesso per la Chiesa. So degli scandali. Con Sua Eminenza stamattina ho fatto una carrellata delle esperienze anche negative della Chiesa in Africa, nell'America Latina, in Asia, Africa e Asia soprattutto, ma sono cose che non possono rubarmi la fede, come terminavo ieri sera di quell'ebreo: Signore, m'hai rubato la moglie, m'hai rubato il figlio, ma non ti permetto di rubarmi la fede. Dio, non ti permetto di rubarmi, e per non perdere la fede di fronte allo scandalo di cui ci ha parlato anche stasera Don Vittorio, Signore, io ti supplico, portami via tutto, fa di me quello che vuoi. Non portarmi via la fede. E questo, come primo punto, è il primo sogno: ricordare le cose belle, per avere la forza di dire: io, Signore, continuo a darti credito. Secondo, sogno una Chiesa che sia comunione, che sia comunità, come l'ha visto il Concilio Vaticano II. Ma se non c'è comunione, se siamo estranei, se nulla ci lega, non siamo Chiesa. La Chiesa, l'immagine che dovremmo avere in questo processo sinodale, il primo punto è tornare alle origini. Amici, probabilmente gli Atti degli Apostoli hanno idealizzato un po' troppo la comunità delle origini. Sapevamo che avevano dei problemi anche loro, Zaffira, quelli che, per carità, andate a leggere gli Atti degli Apostoli, leggete quello che scrive Paolo con la lista dei peccati che non finiscono più. Però ecco, l'ideale era quello: nessuno diceva proprio quello che gli apparteneva, mettevano in comune. C'era anche solo la volontà di essere un'unica cosa con Cristo. E come icona di questo secondo punto, la Chiesa o è comunione o non esiste. Se non è comunione, Sua Eminenza stamattina mi ha detto delle cose bellissime, io la supplicherei, Eminenza, di dire alla fine proprio queste idee tanto belle che ha insistito: o è comunione o non è Chiesa. La lascio dire a lei, quindi passo all'altro punto. Però qui, come icona, io metterei Madre Teresa di Calcutta con le suore che lei ha fondato. Cos'è che si aspettava da loro? Che andassero d'accordo, che fossero serene, che fossero positive nell'approccio, anche se dovevano stare sempre a contatto con le persone che morivano. Dovevano morire in bellezza, dovevano sentire che qualcuno le amava. E allora, in questo contesto, rapidissimamente vi cito l'incontro che io ho fatto con Madre Teresa, il lungo discorso che sono riuscito ad avere nel 85 in Pakistan, a Lahore. Ecco, era un momento di stanchezza, di difficoltà per me, e quindi, come se fosse mio padre maestro anche lei, ho detto: Madre, dai, ti prego, dimmi come fai
dimmi che cosa devo fare per non perdere la speranza o per avere quella speranza pasquale di cui parlava il Cardinal Max. E lei mi ha detto: prega. Madre, dico, avrò tutti i difetti in questo modo, ma io prego tanto. È stata bella la battuta. Then pray again. Allora prega ancora. Ed ecco la rivelazione che ha fatto di se stesso. Io sono vecchio, noi vecchi dormiamo poco. Io mi alzo presto al mattino, sto 3 ore davanti al Santissimo. E quel Dio che cerco davanti al Santissimo in silenzio, lo trovo sul volto dei poveri. Non lo trovava davanti al Santissimo, era un momento di crisi anche per lei, poveretta, una crisi che gli è durata tanto, ma ecco la forza di creare comunità con Cristo, 3 ore in silenzio davanti al Santissimo, per poi trovare Cristo nella comunione dei fratelli. Questa è la Chiesa che sogno. Sogno una Chiesa che a tutti insegni l'ideale che servire è regnare. E qui la lavanda dei piedi. E a me piace tantissimo l'idea che l'Evangelista Giovanni non porta il fatto dell'istituzione dell'Eucaristia. Ormai, quando scrive lui, l'Eucaristia era già celebrata, per cui parlando della lavanda dei piedi ha dato il medesimo messaggio dell'Eucaristia, tant'è vero che usa quasi le stesse parole. Cristo dice: fate questo in memoria di me quando spezzate il pane eucaristico, e San Giovanni quando lava i piedi dice: quando laverete i piedi fatelo in memoria di me. È bellissimo, dove il lavare i piedi diventa una Eucaristia. E allora a questo punto, come icona, Don Vittorio ogni anno mi manda l'omelia che lui scrive per il Giovedì Santo, no? Come se fosse un padre della Chiesa, è cosciente di se stesso il ragazzo. Congratulazioni. E le omelie sono raccolte nel bellissimo libro Per stare in piedi bisogna stare in ginocchio. Leggetele, ecco l'esegesi bellissima che fa della lavanda dei piedi, ne parla più volte, quindi basta, siete in buone mani, arrangiatevi con lui. Un altro sogno. Sogno una Chiesa che sia critica nei confronti di chi sta al potere. Il mio essere critico nel confronto del potere mi ha costato 7 espulsioni dall'Africa, perché i capi di Stato sono altamente corrotti, 2 volte davanti al plotone di esecuzione, in Bangladesh sono sfuggito, mi hanno sottratto, c'era una folla immensa, dalla lapidazione, mi stavano lapidando. L'essere voce critica. E io penso al disastro che ha fatto nella storia della Chiesa l'immagine "con questo segno vincerai, Costantino". Non si può stare alleati al potere. La Chiesa deve essere voce critica, la Chiesa deve essere povera, come diremo subito dopo, accennando alle beatitudini. La Chiesa deve essere libera, sganciata da una mentalità di stare con i grandi della terra. La logica di Cristo è diversa. Tu devi essere l'ultimo. Il potere del servizio, il potere di portare con dignità la propria croce, il potere di guardare a Cristo che sì, è risorto alla fine, ma prima c'è stato il Getsemani, c'è stato il Dio mio perché mi hai abbandonato,
cioè quella morte straziante che più volte descrivo. Non tutti l'accettano, ma io sono convintissimo, e se me lo domandate vi do anche la spiegazione tecnica dopo, che Cristo è morto di infarto, è morto di crepacuore, con un infarto che è iniziato durante l'ultima cena. Nessuno ha capito quello che stava facendo. Luca dice addirittura che mentre Gesù stava dicendo "il mio corpo, il mio sangue", disputevano chi fosse il più grande tra di loro. E sapete quello che stava facendo Pietro, e sapete quello che fate Giuda. Ecco, come immagine mi viene in mente Jesus Christ Superstar quando canta "For what you care, this could be my body, this could be my blood", per quello che interessa a voi che non capite niente, questo potrebbe essere il mio corpo, questo potrebbe essere il mio sangue, voi non capite niente, poi grida "è il mio corpo, è il mio sangue" e voi non capite niente. Dio mio, perché mi hai abbandonato, dirà. L'infarto comincia durante l'ultima cena, gli è scoppiato il cuore. E la parte scientifica dice, è questo il motivo per cui quando il soldato gli ha trafitto il costato è uscito l'acqua. Perché è uscita l'acqua? Perché era in atto quel infarto che crea del liquido attorno al pericardio. È morto d'amore, gli è scoppiato il cuore. Ecco il potere della Chiesa regnare attraverso una croce, regnare attraverso il servizio, regnare attraverso il fatto di marcire. Se non si marcisce, non c'è frutto. Eminenza, marcire come cardinale, vicario generale, eccetera, marcire sul trono di Pietro o nel più piccolo paese della diocesi di Aci Reale è uguale. L'importante è marcire. Se non si marcisce, non si porta frutto. Marcire nel servizio, che poi quanto più servi, quanto più dai, tanto più tornate attraverso quel cuore nuovo che è un cuore che soffre. Quando noi diciamo "Signore, toglimi il cuore di pietra e dammi un cuore di carne", molte volte penso, ma insomma, che bello ogni tanto avere un cuore di pietra che non soffre. Quando sono in Africa, no? Passando da una diocesi all'altra, e questi vescovi che non fanno altro che dirmi "Padre Valentino, abbiamo bisogno di questo, padre, padre, abbiamo bisogno". Ogni tanto, visto la sensibilità che mi trovo, mi portano anche negli ospedali, per farmi vedere, sto male, piango. Non ho bisogno di leggere quelle preghiere che c'erano nel messale romano, "ad petendas lacrimas", per domandare il dono delle lacrime. "Signore, se la smetti di farmi piangere, ti ringrazio". Il cuore di pietra, il cuore di carne, il cuore che marcisce per portare frutto in quel servizio che è fondamentale, legato al fatto di portare con dignità una croce. E qui un'icona, Paolo VI. Paolo VI un giorno era in Laterano, gli stavano proponendo dei problemi, si annoiavano, non gli interessava le cose burocratiche, e dice al Macchi, il suo segretario, "voglio vedere dei giovani", e dice "Santità, c'è qui il seminario romano, il suo seminario, dai, voglio stare con i giovani, sono stanco di cose burocratiche". Viene in chiesa, io mi metto sempre nel primo banco perché mi dà fastidio pensare di vedere le altre persone, vorrei vedere soltanto Cristo. E avevo sotto il braccio la Bibbia. Il Papa va al lambone, fa un lungo silenzio, ci guarda, poi si rivolge e dice "dammi la Bibbia". Il cuore mi è ballato, il Papa che mi domanda la Bibbia. Lui la prende, aveva un po' questa abitudine di aprire a caso, quasi per vedere se lo Spirito Santo gli suggerisce qualche cosa. Apre a caso
e trova il brano quando Pietro domanda a Gesù: che è di quello là che segue? Era Giovanni. Che è di lui? Che cosa sarà di lui? E Gesù che dice: sì, io voglio che lui resti finché rimanga, a te non interessa, seguimi, seguimi. Chiude la Bibbia, me l'ha rimata, un lunghissimo silenzio, e dice: come si fa a rivolgersi ai ventenni per dire prendi una croce? Lui sapeva che la gente lo chiamava non Paolo VI, ma Paolo Mesto, Paolo Triste, come se fosse un ambleto. Sì, mi chiamano Paolo Mesto, mi chiamano Paolo Mesto. Ma io vorrei che voi capiste, ragazzi, che io ho soltanto questa tristezza nella vita, di non essere capace di far capire alla gente quanta bellezza, quanta gioia ci sia nel portare con dignità quella croce che è tormento ed estasi, è servizio, ma è anche regnare. Sogno una chiesa che passi dal Sinai al monte delle beatitudini, dalla legge all'amore. Dal tu devi al tu puoi diventare grande, tu puoi far cose belle, basta tu devi, basta, tu mi devi attrarre, mi devi affascinare, tu mi devi introdurre nelle otto beatitudini di cui parla Matteo, che sono tutte riassunte nella prima, anzi, le beatitudini sono talmente legate le une all'altra e tutte legate alla prima, senza la quale non si capiscono le altre. Beati i poveri. Chi è il povero secondo la Bibbia? Ptokos anawim, lo stesso radice, uno che si svuota, uno che si svuota per far posto in sé a Dio e agli altri, alla parola di Dio. Gli altri e Dio diventano la ricchezza. Se io sono povero sarò anche mite. E i miti nella Bibbia sono coloro che sono docili all'ascolto. Se sono povero e mite, sarò misericordioso, cioè avrò un cuore grande come è grande il mare. Povero, mite, misericordioso, sarò perseguitato e farò della persecuzione il criterio di essere nella verità. E allora, povero, mite, perseguitato, eccetera, sarò un operatore di pace. Ecco. Questo mi aspetto dalla Chiesa, che mi aiuti a camminare, sinodo, camminare, camminare assieme in questo percorso dalla legge all'amore, dal Sinai al monte delle beatitudini, là dove incontro un Cristo che diventa per me mendicante d'amore. E qui un riferimento biblico ancora ci sta molto bene. Un passo che tanto mi piace, tanto mi fa soffrire per vedere quanto la traduzione italiana, a mio parere, forse sbaglio, non è fedele al testo. Ve lo spiego rapidissimamente. È fondamentale capire il contesto per capire questo brano. Pietro ha tradito tre volte, ha rinnegato tre volte. Tre vuol dire totalmente per la Bibbia. Cos'è che ha detto? Uc dignosco, dignoschein, conoscere, non vuol dire conoscere intellettualmente, vuol dire amare. Vi ricordate come sarà possibile questo? Non conosco uomo, dice la Madonna, cioè non ho fatto l'amore. Quindi quando Pietro dice uc dignosco, non lo conosco, vuol dire non lo amo per niente, ma per carità, pussa via, non c'entri niente con me. Cosa fa Cristo? Non gli lava la testa quando si risorge. Diventa un mendicante d'amore, ma non può dirgli subito sei innamorato di me. Sa che nella sua debolezza l'ha tradito. Allora adopera il verbo agapao, agape, agape vuol dire accettazione,
vuol dire amore anche eroico, amore che ti porta al sacrificio. Allora, il verbo usato da Cristo, agapasme, potrebbe essere mi accetti, mi vuoi bene. Pietro è scandalizzato da questa domanda. Cosa risponde? Col verbo fileo, filia, anche in inglese, feelings, I got some feelings towards you, His Eminence, ho dei fili, ho dei sentimenti. Cos'è che risponde Pietro alla domanda di Cristo? Agapas me, filosse, fileo, sono innamorato di ti amo, ti amo, ti amo. Seconda domanda, come se dicesse, dai, non farlo spaccone, non ti domando tanto, torna a dire, agapas me, mi accetti, mi vuoi bene? E Pietro torna a dire, ma Signore, cosa mi domandi? Filosse, ti amo. Soltanto la terza volta, come se dicesse, veramente, fileis me. È la terza volta che Cristo domanda, si mette lì, mi ami veramente? Allora comprendiamo la risposta, ma se sei tutto, perché mi rompi l'anima? Sei tutto, tu sai che io ti amo. Ripeto, molti non accettano questa mia interpretazione, non siete obbligati a neanche voi a interpretare, però quello che a me piace di questo è vedere che Cristo di fronte al limite, di fronte al peccato mio, al peccato della Chiesa, al peccato dell'umanità, al tuo peccato, ti domanderà semplicemente agapas me, fileis me, mi ami? E allora, se tu dirai di sì, lui dirà pasci le mie pecore, eccetera. Sogno una chiesa purificata dalla continua conversione dei giusti. Ecco, amico, dico, la conversione è per i giusti, non mi interessa il peccatore non riesce a convertirsi. Sono i giusti che devono convertirsi attraverso questo cammino sinodale, questo passaggio dalle tenebre alla luce, la purificazione che avviene attraverso il sacramento della riconciliazione che va radicalmente ristrutturato, così come ci si confessa, secondo me, a parte il fatto che ci si confessa pochissimo, la maggior parte delle confessioni sono sacrileghe, se non sono completamente inutili. Buttate via tempo voi, fate buttare via il tempo ai preti, i preti che la smettono di confessare perché ce n'hanno piena l'anima. Provate voi, almeno al nord, a confessare i ragazzi per la cresima, eccetera. Due cose, ho fatto arrabbiare la mamma, ho detto le parolacce. Ho detto le parolacce, ho fatto arrabbiare la mamma, ho detto le parolacce. Andate avanti a confessarne 120 così. Per non dire poi come si confessano le donne al nord, dico, qui se voi siete sante, al nord. E sa, reverendo, si parla, abbiamo la lingua. Magari hai ammazzato qualcuno con la lingua e tu vieni a dire, sa, reverendo, si parla. Sacrileghe queste confessioni. Perché non hanno capito quello che Martini ha detto, che il sacramento della riconciliazione fondamentale per la conversione e il rinnovamento della Chiesa deve essere il sacramento della lode. Ecco, per ringraziarvi che siete qua, vi offrirò dopo il mio libretto, a qualcuno l'ho già dato, Nelle ferite umane la divina misericordia. Provate a leggerlo, provate ad accostarvi al prete con questa gioia, ti voglio immettere nella gioia che io ho di tornare alla Chiesa celebrando un sacramento. Ecco, secondo me, nel campo della rinnovazione, se vogliamo cambiare la Chiesa, cominciamo a ristrutturare il sacramento della riconciliazione, sacramento della gioia, della gioia. Poi, magari non so se vuol parlarne Don Vittorio, anche tutti gli altri sacramenti che andrebbero rivisti, non dati automaticamente,
specialmente il sacramento della Crisma, che almeno al nord è diventato il sacramento dell'abbandono alla Chiesa. La Chiesa che io sogno in questo contesto, potrei dire, è quella del Cardinal Newman. Pensavo di parlarne a lungo, ma sto già sorpassando abbondantemente il tempo della decenza, casomai vi do gli appunti. Quel Cardinal Newman era anglicano, si è convertito al cattolicesimo, fatto cardinale, ha sofferto tantissimo dalla Chiesa, è stato anche abbastanza perseguitato, suo ideale: to live is to change, and to be perfect is to have changed often. Vivere è cambiare, e si arriva alla perfezione cambiando continuamente, come vivendo bene i sacramenti. E ultimo punto, la Chiesa che sogno, una Chiesa che sia attraente, una Chiesa che sia attraente. Abbiamo bisogno di una Chiesa bella che testimoni la verità. Abbiamo bisogno non di leggi, ce ne abbiamo troppe. Ce ne abbiamo troppe leggi come Stato, troppe leggi come Chiesa, non di leggi, ma di bontà. Abbiamo bisogno di sapere che il bene che non diventa bellezza è un pericolo per l'uomo. Il bene che non è bellezza si confonde in fanatismo. Il bene deve essere bello, attraente, erotico. E dicendo questo mi riferisco a Ratzinger, quando ha scritto Deus Caritas Est, dice: Dio è innamorato di te, l'ha detto ai giovani, Dio è innamorato di voi, vi chiama nel deserto per fare l'amore con voi. Ratzinger vi ama di un amore erotico, questa attrazione che avviene attraverso la bellezza. Come conclusione, la sintesi: vi ricordate ieri sera, di fronte al dolore, abbiamo cominciato con Stresa, dove è Dio? Io vi supplicavo, ponete piuttosto la domanda: dove è l'uomo? Dove sono io? Dove è la Chiesa? Chi sono io? Chi sono io? Se sono battezzato, sono Cristo. In virtù dell'incarnazione, in virtù dei sacramenti, io sono Cristo, io sono la Chiesa. E allora ecco una bella intuizione che mi ha dato Don Vittorio in questi giorni: forse è ora di smettere di porsi la domanda chi sono io. Molto più intelligente dire per chi sono io, per la gloria di Dio, per diventare sempre più Cristo, per purificare questa Chiesa, per portare questa immagine di Chiesa bella in tutte le parti della terra. Così mi sento missionario, per vivere quel mio battesimo che mi rende profeta, sacerdote, re, non cristiano ma Cristo. Io sono Cristo, conseguentemente missionario. Grazie.